Adesso parliamo della gara con il mister della Rudianese Emanuele Finazzi. Allora, Emanuele, una partita direi gestita bene e vinta meritatamente. Vinta meritatamente, gestita benino. Credo che questa squadra poteva fare sicuramente meglio nel secondo tempo, se consideri che il nostro portiere ha fatto anche qualche buon intervento. Direi che sono soddisfatto, ma può sicuramente migliorare la squadra. Qual è stata la qualità migliore dei tuoi? Mi è sembrato, insomma, che la differenza lì davanti, Tagliente, ma anche gli altri che giocano con lui, sia l'Esai a destra, sono andato molta qualità. Direi di sì, direi che Lesai ha fatto un grande gol, ha fatto un'azione bellissima qualche minuto prima. Direi che sicuramente il mio reparto avanzato è un reparto sicuramente di una certa affidabilità, però è chiaro che poi se non è supportato bene poi dalla squadra al centrocampo, perciò direi che tutta la squadra ha fatto sicuramente bene, anche se ripeto dobbiamo sicuramente migliorare. Migliorare ancora, siete già davanti, avete già fatto 4 vittorie, quindi per arrivare dove? Vabbè, noi dobbiamo sicuramente vivere domenica per domenica, però ritengo che una squadra come la mia deve gestire un po' meglio la palla in certe situazioni. Tante volte la si è buttata via, andava gestita meglio per poi riuscire ad accerchiarli e andare sugli esterni e cercare di colpire un attimino meglio. Perciò ha tutte le possibilità e le garanzie per poter migliorare e io devo lavorare in questo senso. Migliorare ti voglio fare sbilanciare per arrivare a vincerlo questo campionato. Beh, guarda, io sinceramente la società non mi ha chiesto niente. È molto strano questo, ma non mi ha chiesto assolutamente niente. Io devo vivere la domenica, cercare di vincere partita per partita e poi si vedrà. È chiaro che con un organico del genere non ci vogliamo e non voglio nascondermi, però da qui a vincere direi che ce ne passa. Invece adesso Chiara e Desenzano sono lì davanti, staranno lì fino alla fine. Chi secondo te starà lì davanti? Ma guarda, io direi che è un campionato molto equilibrato, io credo che 4-5 squadre abbiano sotto aspetto tecnico qualcosina di più, metterei sicuramente l'Usocalcio, la loro Serie A che sicuramente farà bene, il Castiglione, Castagnato, perciò è ancora molto difficile, direi che per avere un'identità ben precisa bisogna aspettare almeno verso la decima, undicesima giornata del giorno di andata.